E così tuo padre non ti passa più un soldo? Sì, mi ha tolto anche il cellulare. Devo pagare il gas, il telefono. Ma chi parla così tanto al cellulare? Tu, stupido. No, no, aspetta. Ho un'idea! Possiamo affittare l'appartamento ad ore. Buona idea! Sì, alle coppie, no? Ma chi ci verrebbe? Credi che sia un motel? No, non si può... Tutto per colpa di Maritza, la voglio ammazzare! E che c'entra lei? Ma che ha fatto? Ma sì, perché se andavamo alla festa che dicevo io ci pagavano, capisci? Proprio ora si mette a fare beneficenza. Hai ragione, la vera solidarità inizia in casa propria. Lo capisci, cavolo, no, mi servono dei soldi! Ti servono soldi? Dei soldi! C'è una maniera per avere dei soldi. Quale? Tieni, scusa se non sono venuta prima, è che anch'io ho i miei problemi, ma non importa, leggi pure. Sì, non preoccuparti, solo che avrei preferito salutarla personalmente. Ma certo, anche lei avrebbe voluto, ma hai visto come fa Franco? Arriva, mia mia, comincia a gridare, l'ha portata via perché ha saputo dello spettacolo, mia mia, e se l'è portata via. Poverina, speriamo bene. Bene, ti lascio leggere, tranquillo. Io non l'ho letta, ero tentata ma non l'ho letta. Amore mio, mi dispiace che papà non mi abbia lasciato darti neanche un bacio. Però non importa, te ne do 1000 adesso, anche se sulla carta. Ti prometto che penserò a noi due intensamente. La vita mi chiede dei sacrifici ed io devo saper affrontarli, anche se ho molta paura. Ti amo. Mia. Manuela Aguirre? Sì, sono io, un momento. Finalmente ti conosco. Ciao, scusa, chi sei? Sabrina, la figlia di Johnny Guzman. Ah, sì, è quella della festa, no? Sì, quella per cui non avete voluto cantare. Che è successo? Era troppo poco per voi? Volevi una limousine, divo? Eh? Mio padre te l'avrebbe procurata. Ma che è successo? Sai che è successo? Che anche se non si vede, sono molto malata. Sono 3 anni che lotto contro la leucemia. E ora sto guarendo. Mi dispiace. Ecco, se stai guarendo, allora... Per questo, mio padre voleva dare una festa affinché io mi distraessi, perché sa che amo gli Airway. E perché era il primo compleanno che potevo festeggiare dopo tanto tempo. Io non sapevo niente. Mi dispiace. Lasciami. Mio padre è stato molto leale con voi. Quando vi ha contattato gli avete detto che non potevate venire per un problema di salute, è la verità? Sì, sì. E che è successo? Non vi abbassate ad una festicciola, eh? No, cerca di capire, il fatto è che si sono sovrapposti 2 impegni e abbiamo dovuto scegliere. Sì, 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 sì. Così siete voi, le star. Scegliete quello che vi pare e gli altri che muoiano. No, no, ti giuro, ci abbiamo provato. Non devi mischiare le carte. Javier mi ha detto che eri tu che non volevi venire. Sei contento adesso? Permesso? Ehi, che fai, non esci? Non so con chi. Esci e vedi.
Non mi va. Vieni a giocare a biliardo con noi? No. Su, dai, non fare il guasto a festa. No, davvero, non mi va. E dai, non stare giù. Ehi, 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 dammi. No, 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 lasciami solo a leggere. Vai. Diego, grazie per tutto quello che hai fatto. Lo so che sei arrabbiato con me, ma anche se io non lo dimostro e tra noi non ci sono impegni, voglio che tu sappia che provo qualcosa per te, Maritza. Succede? Non ce la fate? No, e tu ne hai? Non posso, se vedo il sangue svengo, svengo. Forza e coraggio, abbiamo bisogno di soldi e questa è la maniera più rapida per averne. Con questo odore che c'è mi viene da vomitare, non posso. Che tra un po' avremo le tasche piene di soldi. E allora? È mezz'ora che vi state cambiando? No, questa non è una sfilata di moda. Va bene. Forza, che dobbiamo tagliare molta carne. Spiegaglielo, Guido. Andiamo a tagliare su la carne. Così va bene. Andate. Dai, tutti a tagliare la carne. Grazie. Di niente. Mi stai seguendo? No. No? Beh, solo un po'. Che vuoi? Voglio che mi spieghi una cosa, solo questo. E per questo mi segui così? Sì, voglio che mi spieghi perché hai detto a Guido quello che gli hai detto. Perché gli hai detto che stavamo uscendo da un sacco di tempo? Guarda, aspetta. Gliel'ho detto per togliermelo di torno, va bene? Ah, era per questo, non per altro. Beh, perché... perché non ti rompa i denti come ha detto. Ah.
Va bene. Va bene, se è tutto qui, ci vediamo. No, aspetta. Aspetta un momento. Io ho capito che stai avendo qualche problema. Non posso non aiutarti, capito? No, non so di che parli. Io non ho nessun problema. Adesso, per favore, vai. Va bene, me ne vado. Luan, ho sognato tutta la notte il concerto, tutta la notte! E... No, adesso non posso venire, ti chiamo dopo così ci mettiamo d'accordo. Non ti sto scaricando, ma ho delle cose da fare. Va bene, Luan, ti chiamo dopo. Sì, a dopo. Che succede? Il telefono, pronto? Gloria? Gloria, quella dell'Elite Way School? Rispondo io, stavi cercando mia madre, però in questo dammelo, momento... Dammelo. Gloria, sì, va bene, un momento. Vado a cercare una penna. No, non sta neanche qui. Puoi dirmi dove si è cacciata tua madre? Sarà da un'amica, può essere ovunque, non agitarti. No, ma com'è possibile? Senza avvisare? No, è molto strano. Guarda, appena si mette in... eccola, ora mi sente, gliene dico di tutti i colori. Claudia, ti ho detto e ridetto che... Ciao Mandy, come sta? Sì, sono in ufficio in collegio, sì, sabato, domenica, come lei, sì, a sacrificarmi per l'istituzione, sì. Come hanno suonato al Parco della Costa? Di quale collegio? Di questo? No, non metterla qua. Ma che razza di stupido sei? Vieni qui, cerca di resistere. Pensa ai soldi, vieni. Non posso. Si può sapere cosa ridi? Scusami, mi chiamo Yolanda. Sei nuovo nella macelleria? Sì, sono nuovo. Lavoro da un'ora con questa porcheria. Mi chiamo Pablo. Pablo, se non ti piace quello che fai, perché lavori qua? Perché ho bisogno di lavorare. Mi piacciono i ragazzi che lavorano. Non sopporto quei ragazzini che chiedono i soldi a papà per sentirsi uomini. Certo, no, neanche io. Sono degli idioti. No, a me piace guadagnarmi il pane con il sudore della fronte. Della fronte e di tutto il corpo, vedo, per gli sforzi che fai. No, questo è perché non taglia il coltello, è da affilare. Sai che mi sembri una faccia conosciuta? Sei un attore, un cantante, non so. Cantante? Ho la faccia da cantante, davvero? Veramente no, però sei carino, sai. Potresti anche salire su un palco. Non so se su un palco, però potrei cantarti qualcosa. E sapresti farlo? Sei sicuro di non stonare? No, figurati se stono. Guarda, se vuoi possiamo provare quando finisco di lavorare. Finisco alle 6, mi aspetti? Sì, posso venire con mia sorella maggiore. Ma certo, vieni con tua sorella, troveremo qualcuno che canti anche a lei. Perfetto. Ci vediamo fuori. Ci vediamo, ciao. Ciao. Bene. Il prossimo. È il mio turno. Tomas, servi la signora. Che devo... Mi fa vedere il lombo, per favore. Il lombo non ce l'abbiamo. Mi sta prendendo in giro. Va bene, signora, non si arrabbi. Va bene. Oh, ma che razza di sporcaccione! La signora, lei ma che mi succede? Ha chiesto... Che cosa sta fare? Succedendo? Che succede? Che il suo commesso è un depravato, un esibizionista! Di vedere il lombo, che dovevo fare? Scusi! Ma che vuoi, che mi chiudano il negozio? È una vergogna, Yolanda! Andiamo via, signora, da questa macelleria, è scandalosa! Via! Mi scusi, signora! Luca. Ah, ho preso una delle tue. Ehi, scemo, che hai? Niente, scusami, è che non posso togliermi dalla testa quella ragazza. Oh, dimenticala, dai, era una fan frustrata. No, era una ragazza che stava lottando per la vita
E io l'ho trattata male. Non starci male, tu non lo sapevi. No, però ora lo so. Che diritto ho io di deludere una ragazza che ci ascolta? Vorrei uccidermi, capisci? Indovinate una cosa? Cosa? Il CD dello Sound l'ha registrato dall'inizio alla fine. Benissimo. La soluzione ai tuoi problemi. Non capisco. Riesci ad avere il telefono della ragazza? Sì, credo di sì, posso chiederlo al nostro produttore. Allora dai, chiamala e regalale questo CD con un biglietto che dice perdonami. Bene, bene, sì. E questo? Giochi? Ah, sei tornata. Sì, da un pochino. Mi spieghi che ci fa la porta aperta? La puoi chiudere, per favore? Sì. Dai, sbrigati. Mi hai portato quello che ti avevo chiesto? Ah, sì, quello che ho trovato. E questo è tutto quello che mi hai portato? Ti ringrazio, Vico. Per aver aiutato il tuo papà. Visto che andiamo d'accordo noi due? Ascolta, non so dove hai preso questi soldi, ma pensa come possiamo trovarne ancora, eh? Ma non capisco, il tuo lavoro, non ti pagano? No, mi hanno licenziato. Hai capito che mi hanno licenziato? Mi spieghi cosa faccio ora? Puoi dirmi che cosa posso fare, eh? Me lo dici che cosa faccio, eh? Va bene, ma calmati, papà, troverai un altro mi lavoro. Mi prendi in giro? Ma che calmati? Tu sei giovane, puoi lavorare dove vuoi. Io invece, io sono già vecchio, che cosa faccio ora, eh? Che cosa faccio? Dai, papà, non fare così. Non è così, no, che mi prendi in giro? Mi prendi in giro? Come non è così? Che ne sai tu della vita? Che ne sai tu della vita, eh? Che stai in una buona scuola, che ne sai della vita? Ah, Hilda! Hilda, non sai quanto è bello l'appartamento? Una sì, meraviglia! Sì. Super luminoso, con una stanza magnifica, ha una vista spettacolare, vero Andres? Ah, bene, stai in un'ottima zona, il signore lo avrà fermato, no? No, non ho voluto prendere una decisione avventata. Ah, certo, non mi sorprende, qui sta così tranquillo. Hilda! No, scusa, volevo dire che non c'è fretta, può tranquillamente cercare altri appartamenti. Ah, Sonia, il numero di Octavio. Davvero? Bene, e adesso tocca a te. No, perché devo chiamare? Dai. No, fai chiamare io. No, mi dispiace, ma per me è troppo. No, scusa, perché vuoi che lo chiami io? Perché bisogna agganciarlo. Gli dici che vuoi fare un contratto a suo fratello Martin per uno spettacolo. Ah, per uno spettacolo? E che spettacolo? Oh, Andy, è solamente una scusa. Va bene, lo chiamo, ok? Mi incontro con lui e che gli dico? No, stai tranquillo, perché sarò io ad incontrarlo. No, neanche morto, no, tu sola con lui. Prima il professore, poi il fratello. No, ci sarò, limite smettila, a questo. No, smettila subito, non dirmi che cosa devo fare. Non lo sopporto, smettila di fare così, amore mio, perché altrimenti non posso fare nulla. Va bene, come vuoi. Dammi il telefono. No, non ci sono messaggi. Non mi chiama, mi credi che vorrei morire? Su, Feli, non essere così ansiosa. Dai, vedrai che ti chiama, tranquilla. Sai che c'è? Lo chiamo io, mi sembra una cosa sensata. No, gli dico, sei Alex, pazza. Voglio dirti una cosa e... Feli, no, ti ha dimostrato che è un cretino. È scomparso, sparito, dimenticati di quello, ok? Non è facile, non basta dire dimenticati di quello. Capisci che sono sempre quella che rimane da sola. Mai un ragazzo come non le mie amiche. Non essere pessimista, guarda, dammi. Non chiamare Alex, guarda, eh? No, guarda. Ciao, sì, Nick, come stai? Sì, sono io, Sol, come va? No, volevo domandarti se hai da fare questa sera. No? Benissimo. Che ne dici se ci vediamo alle 5? Sì. Perfetto. Senti, io sto con un'amica. Potresti portare un amico? Sì? Benissimo, perfetto. Ci vediamo tra un po' allora. Un bacio. Ciao. Visto, Feli? È molto facile. Hai visto? È così. Ma tu hai appena preso un appuntamento per noi quattro. E Tomas? Allora... Tomas non c'entra niente con questo. Questo lo faccio per un'amica, capisci? Oh, grazie, sei fantastica. Non devi ringraziarmi. Senti, voglio approfittare del fatto che Mia non ti sta alle costole per dimostrarti com'è una vera amica. Feli? Sol? Cosa? Che mi metto? Mi chiedo chi sarà l'impertinente che suona a quest'ora. Oh. Permesso? Salve, come va? Ciao. Che carini, no? Ragazzi?
Basta, Marizia, è una vergogna. Scusa, ma oggi è il mio giorno libero, sono a casa mia, perciò non puoi dire niente. Spirito, un poco di rispetto. Stai dando uno spettacolo indecoroso davanti a tua madre. Esatto. Mamma, dille qualcosa, per favore. Anche se la capisci, non può farlo, sei sua madre, non una sua amica. Amore mio, Hilda ha ragione. Mamma! Diego, tu non conosci la casa, vero? Non sei mai venuto? No. Vieni, vieni, te la mostro, la stanza di Marizita, la devi proprio vedere, è stupenda, è stupenda. Immagino. Bene, porto tutto in cucina. Permesso, permesso, permesso. Permesso, permesso, bene. Permesso. E pensare che avevo dei dubbi se ammazzarla o no, ora non ne ho più. Mandala via, perché non voglio diventare un'assassina. Ecco qua. Ecco, guarda il sangue che c'è. Non ce la faccio più. Perché? Per il troppo lavoro. Ma se non ha mai lavorato in vita sua. Puzzo di carne, non mi si toglierà più di dosso. Vuoi smetterla? Ho appena vomitato e tu me lo ripeti ancora. Siete forti voi due? Ho rimorchiato una ragazza, non sapete. Sì, mentre noi due lavoravamo come cani. No, ascolta, ascolta, la passo a prendere e viene con la sorella. Ci divertiamo stasera. No, io non posso. Esco con una ragazza. E chi sarebbe? Una moretta che ho conosciuto. Carina. Ah, carina? Sul serio? Sì, sì. E tu, Thomas? Dai. No, 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 io esco con Sol. Con chi con esci? Sol. Pensi di riuscire ad ottenere qualcosa da Sol? Ora la chiamo e organizziamo per uscire. Guardate. Dove vai? Vado a fare un giretto. Stai andando da Valentin? Sì, sto andando da Valentin. Posso accompagnarti perché è tanto che non lo vedo. No, preferisco che tu finisca di pulire. Dammi la borsa, dai. Ma che fai? Papà, stai buttando il denaro nelle corse dei cavalli. Chi sei tu per mettere bocca nelle mie cose? Sto cercando di aiutarti, nient'altro. Non so, pensavo che avessi bisogno di denaro per vivere, non per i tuoi vizi. Che fai? Mi stai sfidando, mocciosa? No, guarda, non sono una mocciosa, sono tua figlia. E sai una cosa, mi sembri veramente patetico. Patetico? Va bene, va bene, va bene, ci vediamo. Ciao. Che ti ha detto? Che ti ha detto? Che non può, che deve fare altro. Hai visto? Che altro scemo, esce con Feli a fare spesa. No, 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 non mi importa con chi, mi devi una rosta. Bene, complimenti. Non abbiamo mai avuto impiegati così diligenti. Salvo un'eccezione. Va bene, ma è stato un piccolo errore. E non solo questo. Dicono nel quartiere che qui ci sono dei ragazzi carini, molto premurosi. Oh, così. Sì. Ecco quello che vi spetta. Bene. Tieni. Caspita, è benissimo. Più di quello che pensavo. Ah, certamente, perché grazie a voi le vendite sono aumentate oggi. Visto? Ragazzi, non vi siete fermati un attimo? No. Non avete fame? Sì, come no. Certo sì. Che abbiamo fame. Allora vi preparo qualcosa. Forza, venite. Però che non sia carne. Grazie. Thomas, ascoltami, ora che la piccola ti ha scaricato. Perché ti ha scaricato? Sì, verrai con ma me. Ma non fare lo stupido, ti accompagnerò. Non dire altro. Bene, però, d'accordo. Per favore. Ti ha mentito, eh? Sì. Ma che mentito, cretino? Vuoi dirmi che basta, basta. Lo sapete che adesso che ho lavorato e guadagno mi sento come libero, non lo so. Perché non chiami tuo padre e glielo dici? No, mio padre non esiste più e non lo chiamo. E così Pablo sta lavorando in una macelleria. Gli farà molto bene. Devi sapere che il padrone lo fa trottare tutto il giorno. Vedrai che per il fine settimana mi verrà a chiedere perdono in ginocchio. In una macelleria. Sono qui perché ho disperso le ceneri di mio nonno. Se festeggi con me questo mio dolore, prometto di aiutarti a cercare il precipizio più alto. Il suo succo di pomplimorosa, signora. Si sente bene, signora? Oh. Aiutatemi, per favore! Sergio, vieni! Aiutami, per favore! Su, che succede? Che succede? Avete chiamato l'ambulanza? Sì, l'hanno chiamata, l'hanno chiamata. Ma che è successo? Perché sta male? È svenuta. Sonia, reagisci! Sonia, per favore, reagisci! Per favore, reagisci, Sonia! Martin, sei tu?
Tranquilla, tranquilla, tranquilla. Sta arrivando un medico. Va bene, permesso per favore. Grazie. Sì, dottore. Come sta, signora? Come si sente? Che è successo? No, no, già mi sento meglio. Martin? Dov'è Martin? Non si preoccupi, ora la portiamo in ambulanza, così facciamo un bel controllo. Va bene? Scrittore diplomatico... Vuoi dei cioccolatini, Feli? Feli, mi presti il tuo cellulare, per favore? Il mio cellulare? Sì, il cellulare. Per cosa? Per parlare al telefono mi serve, quello pubblico è occupatissimo. E chi devi chiamare? Me lo puoi prestare, per favore, sì o no? Sì, 1961. Ho poco credito, perciò non starci troppo. Grazie. Quante volte te l'ho prestato? Ciao, Javier, sono Manuel, quello di R-Way, non so se ti ricordi. Sì, devo chiederti un piccolo piacere. Ragazze, per favore, badate a Manuel. Ho paura che arrivi una ragazza più sveglia e me lo porti via. Sì, so che si chiama Sabrina. Feli, 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 facciamoci belle. Dai, che sta arrivando Nick. Sì, però c'è una cosa, non posso uscire, sono in castigo, ti ricordi? Ah, non importa, non importa, ce ne stiamo qua. Non so, vediamo un film, giochiamo a biliardo. Va bene, ci sto, ma se viene Thomas, cioè tu sei la fidanzata, come te la chiami? Qual è il problema? Gli diciamo che sono amici tuoi e basta, eh? Ok. Io a Tommy gli faccio credere quello che voglio, ricordatelo. Feli, Feli, muoio dalla voglia di conoscere Nick, lo sai? Ho chattato moltissime volte con lui e credo che sia carinissimo. Sì, no, però volevo chiederti una cosa, il mio, l'amico, come si chiama? E se fosse Alan, brutto? Alan, sono sicura che è un gran figo, eh? Sta tranquilla. No, senti, quello che voglio dire è che se vuoi uscire sola con lui va bene, cioè, se è un segreto, io sto zitta, non dico nulla. Non fare la scema. Feli, io voglio soltanto conoscerlo, capito? Sì. Semplice, non è un dramma. A parte che, ricordati una cosa, io non mi chiamo Mia Colucci, capito? Dai. Dai, andiamo a farci belle, bellissime. Bravissimo, Andres, complimenti. Sei un genio, ti mando un bacio e ci sentiamo presto, ciao. Buone notizie? Sì, Andres sta portando il barbone a casa di Hilda. Un barbone? Perché un barbone? Come, perché lei deve credere che le stanno occupando la casa. Così rimarrà lì e non tornerà mai più. Ah, molto bene, e dov'è Hilda adesso? Non so dove è andata Sonia, tra vecchie si intendono. Che storia, quest'idea deve essere tua. Non si sa, chi può dirlo. Che genio che sei. Fermo, fermo. Che succede? Non capisco, ultimamente ti stavo antipatica perché ti avevo escluso dalla band e adesso ti sto simpatica? Per la tua lettera, per cosa se no? La mia lettera? Sì, la lettera che hai lasciato nel mio letto. Ah, quella lettera. Sì, sì, quella lettera che diceva che sentivi qualcosa per me. Era molto carina. Perché non vuoi riconoscerla? Perché ho scritto delle idiozie e me ne vergogno. No, come idiozie? Io che avevo detto a Pilar che se non mi davi un segnale, troncavo tutto. Che ci fai tu qui? Posso entrare un momento? No, non posso credere che tu mi abbia seguito fino a casa, sei insopportabile! Ferma, 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 lasciami entrare. Lasciami entrare, così facciamo due chiacchiere. No, non voglio parlare con te. Smettila di guardarmi così. Non voglio che ti impicci della mia vita, capito? Con tutti i problemi che ho, devo pure sorbirmi un cretino maleducato. Vattene. Calmati, dai. Dimmi che ti succede. Non voglio parlare della mia vita. Ah, quella doccia se n'è andata, quella puzza di mucca. E ora arriva la carne fresca. Dai, andiamo. Allora noi andiamo a divertirci. Perché non passi con la tua amica più tardi? Sì, passo. Può essere. Ma se non ti rispondiamo è perché siamo occupati. Attento. Va bene. Capito. Che gli succede? Non so che gli succede. Senti, ascolta una cosa. Le ragazze odiano i ricconi, capisci? Perciò non devi dire che sono il figlio di un deputato. Va bene. E neanche che andiamo all'Elite. Non siamo ricconi? No, non siamo ricconi. Non siamo ricconi. No, va bene. Non siamo ricconi. Ciao. Ciao, ragazzi. Come va? Lei è Monica, mia sorella. E lui è Tommaso, il mio amico. Come va? Come va, Yolanda? Tutto bene? Sì, bene. Mamma mi ha lasciata uscire solo perché veniva anche mia sorella. Bene. Benissimo. Guardate che noi non abbiamo soldi, eh? No, noi neanche. Possiamo andare al tuo appartamento? Ah, è un appartamento? No, io no, non è mio. No, io lavoro in un appartamento, lo tengo a posto. Sì, certo, mi pagano per le pulizie. Questo. Ah, che bello, visto, sì. Moni, ti avevo detto che erano bravi ragazzi. Ovviamente era una trappola di Sonia, perché sospetta di te. Dovresti cercare un altro modo per avvicinarti a tua figlia. La mia unica possibilità è il collegio, Omar. Non mi resta altro. Però ti stai esponendo troppo. E va a finire che ti scoprono. Se già non mi hanno scoperto. Che? Sono sicuro... Perché dici così? Perché sì.
Non sai come mi ha guardato Sonia. Questa volta sono sicuro che si è resa conto di chi sono. Mi ha riconosciuto. Ah, stupidaggine. Vi siete visti soltanto una volta ed è successo tanti anni fa. Però ascolta una cosa, Omar. Ti dico di sì, ti dico che con quella bella voce, con quegli occhi, lei mi ha guardato e mi ha detto: sei tu, Martin? Sei tu, Martin? Per favore, non fantasticare. Figurati se si ricorda di te quella donna. Ah no? E perché credi che sia svenuta appena mi ha visto? Non so, le si sarà abbassata la pressione. No, ti posso assicurare che mi ha riconosciuto. Beh, se è così, allora è venuto il momento di agire. Che vuoi dire con questo? Benissimo, a casa tua, ma c'è tua madre? No, aspetta. Pretendi che veniamo a reggerti in moccolo mentre stai con Diego. E perché vuoi che portiamo Pilar, sentiamo? Va bene, ciao. Vado a cercare Pilar. Fatti forza, devi buttarti, facile. Va bene, mi butto, però bisogna che mi aiuti, lo farai per certo, me? Certo, è ovvio che ti aiuto. E pensi che io sia in grado di farlo? Pronto? Ciao papà, come va? Bene, tutto bene. E ora stavo andando al circolo. Davvero ha chiamato mamma? Che ha detto? Vuole vedermi? E chi vuole vedere? Però... Lasciami parlare. No, mia cara suocera. Non è che io non sappia dov'è la mia signora moglie. No. No, è il fatto che io adesso sto lavorando, sì. Sì, sto a scuola. Sì, la bimba sta qua e le manda un bacio. Sì. No, è passata e mi ha detto vado fino a... E niente, mi sono scordato, sì. Sì, però... Sì, la ascolto, sì. Permesso? No, non può darti retta, sta parlando con mia nonna che è una spia. Non voglio parlare con tuo padre, ma con te. Sì. Con me? Che è successo? Allora ascolta, Maritza ha invitato me e Laura a casa sua. E ha invitato anche te. Sul serio, me? Sì, certo, vieni. Come no, andiamo. No, Pilar. Sì, no, ascolti, no, io sto lavorando adesso. La chiamo tra un po', sì. Quando viene Claudia le dico di chiamarla. Sì, arrivederci. E ora che succede, papà? Che non voglio che vada a casa di Spirito, questo succede. Che? Perché? Ma... Perché puoi andare a casa di chiunque, ma non a casa di Spirito. No, perché non posso andarci? Perché io ho i miei motivi. Non importa, lo voglio sapere. Non vedo perché devo dirtelo, ma ho le mie ragioni. E io allora non vedo perché dovrei aiutarti a trovare mamma. Andiamo, Luan. Vico, sto cercando uno straccio. Dove lo tieni nascosto? Guarda in cucina, sta lì. Bene. Senti, Vico, chi era il tipo che è uscito da qui poco fa? Il fidanzato di mamma. Ah, e perché urlava così? Non lo so, lui è così, stava cercando delle carte, non le trovava e si è arrabbiato. Però, basta con le domande. No, va bene, è che mi è sembrato piuttosto arrabbiato quel tipo, questo, tutto qui. Salve. Salve, posso parlare con Sabrina? Mi scusi, lei chi è? Sono un amico. La signorina Sabrina in questo momento è all'ospedale. Andiamo, il taxi è già arrivato. Puoi aspettarmi, per favore? Pilar, che ci fai qui? Vengo con voi, andiamo. E tuo papà? Non mi importa, di mio padre, voglio venire con voi. Dove andiamo? Che ti importa? Ti ho chiesto qualcosa? Andiamo da Maritza, però sbrighiamoci perché non voglio che mi veda. Dai, andiamo. No, tu no. Perché no? Maritza ha invitato anche me. E allora muoviamoci, dai, sì. Ragazzi. Luan. Aspettate un minuto. Che c'è? Ecco, devo dirti una cosa. Dimmi però veloce perché ho fretta. Ascolta, mia madre non vuole più vedermi. Però vuole vedere te. E perché non ci porti Fernanda? Così la conosce, no? Qualcuno deve dirle alla tua madre che tra noi è finita. Mi raccomando, non dire niente né a Marizita né a Andres. Guarda che sto benissimo. Sonia, non essere così capricciosa. Il tè allo zenzero che hai ordinato. Ah, ecco. Sì, qua. Zenzero, grazie. Deve essere imbevibile. Nessuno ha detto che era buono, è ottimo per la pressione bassa. È per questo che si è svenuta. Ecco, grazie. Hilda, ti dico che sto perfettamente. Sono svenuta perché ho visto un fantasma. Ma va?
E che storia è questa? È che ultimamente stavo pensando tanto al mio passato e... non so, mi è sembrato di aver visto un fidanzato che ho avuto. L'unico che abbia amato nella mia vita. Perdonami, però mi avevi detto che ne hai amati tanti. È per questo che stai così, per aver avuto tanti fidanzati. Io stavo aspettando il fratello di Octavio. Quando è entrato quell'uomo, mi sono tornate in mente tante di quelle cose che è stato troppo sopportarle per me. Chi è entrato, il fratello di Octavio? Sì, Martin. Ma se mi avevi detto che già lo avevi visto. Sì, però era sul palco, stava recitando, faceva delle imitazioni. Invece, vedendolo così da vicino, non so, mi ha fatto ricordare... Pronto? Chi è? Martin? Quale Martin? Ah, Martin Andrade. Vuole che ci incontriamo? Adesso. Che bello, vero? Il tuo amico deve avere un mucchio di soldi. E ancora non hai visto il letto. Non sai com'è il letto, provalo, Yolanda. Ehi, Pablo, suonano. E apri? Apro? Sì, apri. Ok. Salve. Salve. Siamo venuti a prendere i mobili. Come no? Abbiamo un ordine firmato dall'onorevole per portar via tutti i mobili. Dai, forza, cominciamo. Forza, ragazzi, ciao, avanti, entra. Ciao. Accomodatevi. E Sonia? No, non c'è nessun adulto, tutta la casa è per noi ragazzi. Bene. Che ci fai qui, Francisco? Non ti ricordi di avermi invitato? No. Però lo stavi per fare. Sì che lo stavo per fare, tu mi leggi nella mente. E Luan? Non so, era con noi, però all'ultimo momento se n'è andata. Ma dov'è andata? Dov'è? Non ce l'ha detto, ha detto solo di avvisarti. Bene, e visto che abbiamo le carte spagnole, possiamo approfittarne e ti insegno a giocare a trucco, no? Allora, la carta più importante, anzi le due, sono l'asso di spade e l'asso di bastoni. Guarda, questa carta si chiama Fante. Hai capelli biondi come tuo figlio Marcos. Silvia, io sono tua amica, devi credermi. Se ti dico che tuo figlio è un bravo ragazzo, lo è. Per favore, credimi. Mi devi aiutare. Guarda, Feli, i nostri ragazzi. No. Sembrano carini, no? Guarda quanto è bello Nick, eh? Non mi ha mentito. È proprio l'amore. Però non sarà che l'amico è un secchione, uno di quelli che non se lo fila nessuno, non un imbranato totale. Non mi pare tanto male, o no? Guarda. No, starebbe bene con un casco in testa. L'altro, che non è male, dovrebbe ma dai, girare solo di notte così al buio. Su, forza, andiamo a salutarli. E fai poi? La carina. E poi basta che tu lo installi ed è tutto sì, fatto. Sì, è semplice. Dai. Guarda, eccole, ciao. Stanno arrivando. Ciao, ragazzi. Ciao. Bene, io sono Sol e lei è Feli. Ciao. Come va? Bene, tu devi essere Nick, no? No, al contrario. Lui è Nick e io sono Alan. Io sono Nick, piacere di conoscerti. Come va? Ciao, come va? Io sono il tuo amico cibernetico. Ciao, bene tu? Bene. Finalmente ci incontriamo. Ci siamo connessi. Salve. Oh, salve. Sono Martin Andrade. Come stai? Sei assolutamente uguale a tuo fratello. Visto? E neanche siamo gemelli. Posso sedermi? Sì, prego, siediti pure. Come stai? Come va? Stai meglio? Sì, il fatto è che... Parlo del malore che hai avuto? Certo, mi si è abbassata la pressione, che sono un po' stressata. Certo, mi sono spaventato. Ho pensato che eri svenuta perché mi avevi visto. E mi sono chiesto, sono così brutto? Che carino. No. Che bel sorriso che hai. Grazie, deve essere il mio lavoro. Mia figlia. E tante altre cose. Certo. Grazie, sì, per avermi aiutato. No, ti prego, non devi assolutamente ringraziarmi di nulla. Mi ha sorpreso vederti qua, sai, perché una donna così famosa, che ci fai in un posto come questo? Io ero qui per caso, perché avevo un appuntamento con un certo Andrés Vázquez, un produttore per un lavoretto. Certo, no, è che è Andrés il mio produttore, in effetti sì, quella che voleva parlarti ero io. Tu? Sì, certo, perché... E per cosa? Beh, perché, come ti ha detto Andrés, volevo offrirti una piccola parte a teatro. Davvero? A me? Certo, perché ti abbiamo sentito recitare al pub e
Il pub dove mi hai visto l'altra sera. Non mi ero reso conto che mi avessi visto. No, quella sera tu hai visto me. Me l'ha detto tuo fratello, io non ti ho visto. Ah, mio fratello ti ha detto... Sì, mi ha detto che non solo mi avevi visto, ma che mi avevi pure ascoltato. Beh, ecco, non è esattamente così. Non si può proprio dire che ti ho ascoltata. È che stavo lì e ti ho sentita mentre parlavi con quel signore anziano che stava con te. Ah, certamente. Immagino che non stavi lì soltanto per ascoltare me. Però... Certo. Però io vorrei tanto sapere... Che cosa hai sentito esattamente? No, Maritza non può essere mia figlia, no! In realtà non ho sentito niente, perché sai, c'era tanto rumore, visto come sono oggi le discoteche, e così non ho sentito assolutamente nulla. No. Bene, e adesso dimmi, cos'è che mi volevi proporre? Un ruolo per uno spettacolo? È un musical, cos'è? Certo! Oh, Sonia, sei qui, meno male che ti ho trovata. Andres! Come stai? Sei arrivato al momento giusto. Lui è Martin Andrade, lui è Andres, il mio produttore. Come sta? Piacere. Salve, come sta? Piacere. Perdonate l'interruzione, ma è che stavo cercando Hilda. L'hai vista? Hilda? No, che è successo? Qualche problema? Sembra che ci sia un barbone in casa sua. Cosa hai detto? Eh? Bello questo pezzo. Sì, non male. Sì, però mi ha stancata. Mi sto annoiando. Ho un'idea, perché non giochiamo a carte? Ok. Dai, giochiamo a carte. Voi andate a prendere da mangiare. Laura, portali in cucina, per favore. Pilar, noi cerchiamo le carte. Bene. Sì, va bene. Maritza, ma dove le hai messe le carte? Proprio di una carta volevo parlarti. Perché hai scritto a Diego spacciandoti per me? Non capisco. So che sei stata tu e voglio sapere perché l'hai fatto. Beh, volevo che gli dessi un'altra possibilità, Maritza, state benissimo insieme. Sei arrabbiata? No. Però mi sorprende questo cambiamento, si può sapere perché? Non lo so. Forse quando ti sei confidata con me ho capito che mi stavo sbagliando. Aspetta. Pronto? Spirito? Oh, signor Dunov! Sì, Spirito, mi dica immediatamente se mia figlia è lì. Se sua figlia è qui? No. Non mi menta, so per certo che mia figlia è lì. Le dica che rientri immediatamente. Oltre che disturbarmi nel weekend, mi sta accusando di essere una bugiarda. Perché non vieni qui a vedere se veramente c'è Pilar? Però l'avviso che mia madre non ama essere disturbata nel fine settimana. Maritza mi ha proibito di venire qui. Non preoccuparti, non verrà. Forza, cerca le carte. No, grazie. Arrivederci. Salve. Salve, posso aiutarla? Io volevo sapere in che stanza si trova la paziente Sabrina Guzman. Guzman? Sì. No, non c'è nessuna paziente con questo nome. Quando è arrivata? Oggi, credo oggi. Magari è in terapia intensiva. Ora controllo, eh? Grazie molte. Scusa, ho sentito che cerchi Sabrina Guzman. Sì. Vieni con me, ti porto da lei. Lei? E come sta? Sta molto male. Quando la vedrai lo saprai. Seguimi. Vediamo chi dubita. Oro. Oro. Non ti credo. Ah, hai dubitato, hai perso. È stata affrettata. Esagerate. No, come non esagerate? Sì, è troppo presto, Laura. Gli facciamo togliere i vestiti, eh? Sì, va bene, perfetto. Andiamo, bene. Vai. Abbiamo deciso di girare 20 carte a caso. Sì. E per ogni oro che esce, una di voi deve togliersi qualcosa. No, io mi vergogno a spogliarmi. Ragazze, quanti oro ci sono in 20 carte? Avanti, e quanti dai. Sono? Va bene, ma le carte le mischio. Che possiamo fare? Pure diffidente. No, dai. No, io mi vergogno. Dai, non è motivo di dai. Non dovete togliervi niente. Tieni, dai, contane 20. Sì, dai, cominciamo. Tranquille, dopo troviamo una penitenza per loro. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E vai, no. Vediamo chi è la prima. Dai. Va bene, comincio io. No. Noi abbiamo scelto Lauretta. Bene. Dai. Ora la prossima. Dai le carte. Dai. Va bene. Dai. Andiamo, Pilar. Questa me la fai. Resta una carta e alla Lauretta gli toccano i pantaloni. Niente, vai! Vado a
vedere chi è. Maritza, non andrai ad aprire così? Sì, tanto è Andrés. Io mi rimetto la maglietta. Andrés, vieni, è aperto. Io mi copro. È tuo padre? No. La ragazza che cerchi è qui. Grazie. Sabrina? Encontrarte con la respuesta. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que pase.